Noi, come dire, siccome abbiamo il massimo rispetto alla magistratura, riteniamo per tutto quello che è successo che l'azienda abbia violato l'articolo 28, appunto i diritti sindacali, avendo un accordo sottoscritto al Ministero che impegnava l'azienda fino al 31 dicembre del 2021 a non chiudere nel suo sito. Quindi, fermo restando l'autonomia, la valutazione che farà il magistrato, riteniamo di avere tutti gli elementi per poter vincere l'articolo 28 e in quel caso annullare i licenziamenti. Chiaramente poi sarà il magistrato a decidere e come sempre rispetteremo, diciamo, la sentenza e valuteremo rispetto alla sentenza cosa fare. Se è positiva, chiaramente abbiamo nei fatti bloccato i licenziamenti, se sarà un'altra motivazione valuteremo nel momento in cui verrà pubblicata la sentenza il da farsi. Caso di esito positivo significa che va rimosso il licenziamento e quindi la procedura, il che significa che fino al 31 dicembre del 2021 l'azienda non può fare licenziamenti, a gennaio dovrebbe riavviare la procedura e quindi altri 75 giorni. Uno scenario di questo tipo ci porta a marzo-aprile, che ci dà tutte le condizioni per risolvere la vertenza in una situazione non di ricatto come la Whirlpool sta facendo in questa fase.